Alessandria si tinge di giallo per lo storico passaggio del Tour de France che dovrebbe arrivare ad Alessandria intorno alle 13.30, strade chiuse dalle 10.30 di questa mattina, tante le iniziative collaterali per festeggiare il passaggio in città della gara ciclistica più importante. È ancora sotto osservazione il buttafuori della discoteca Luna Rossa di Bosco Marengo, che ieri è stato accoltellato ad una gamba mentre cercava di fermare una rissa nata fuori dalla discoteca. Al vaglio dei carabinieri le dinamiche dell'accaduto. Scene apocalittiche, quelle di sabato e di domenica mattina nel nord del Piemonte per il maltempo che ha flagellato gran parte della regione. Oggi una tregua e si va avanti con gli aiuti, ma da domani torna la pioggia. Cirio chiederà lo stato di emergenza. La nuova giunta del Comune di Alessandria in tempi record viene presentata ieri sera ad Alessandria, tra novità e conferme e anche una tornata di critiche. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, come avete sentito, la giornata, il 1° di luglio, che da tempo si aspettava, è arrivato. Oggi il Tour de France passerà da Alessandria intorno alle 13.30, secondo le ultime indicazioni in questo momento, mentre andiamo in onda, alle 12.31 circa, sta attraversando Stradella in provincia di Pavia. Le strade per accedere alla città di Alessandria, almeno quelle interessate dal Tour, sono già state chiuse dalle 10.30 di questa mattina e tutta la città ormai da alcuni giorni si è tinta di giallo per l'accoglienza alla gara ciclistica più importante del mondo. Il servizio di Fabrizio Mattana. Che il ciclismo stia vivendo una nuova giovinezza lo si è visto già durante il Giro d'Italia, nelle prime due tappe del Tour de France. Complice la delusione causata agli sportivi dall'Italia del calcio, di fatto al passaggio della carovana ciclistica tante persone si riversano ai bordi delle strade, come i tempi d'oro del ciclismo. Ieri la tappa Cesenatico-Bologna, vinta dal francese Vakelin, con lo sloveno Tadej Pogacar, nuova maglia gialla, è stato un sorprendente colpo d'occhio con tanti appassionati che sulla salita verso il santuario di San Luca a Bologna quasi abbracciavano i corridori in transito. E oggi nell'Alessandrino pensiamo che possa accadere la medesima cosa, vista la grande attesa che l'evento sta suscitando a livello mediatico. La tappa Piacenza-Torino vedrà tra pochi i corridori transitare prima da Tortona, con l'omaggio a Fausto Coppi, poi da Alessandria, quindi da Acque Terme, per entrare in provincia di Asti. È un'edizione storica del Tour partito dall'Italia e come tale viene vissuta. Le città interessate si sono rivestite di giallo. Alessandria ha atteso l'appuntamento di oggi con una serie di eventi che continueranno nei prossimi giorni e si presenta con vetrine, case, negozi addobbati con drappi gialli. Il benvenuto dall'amministrazione comunale è stato affidato ad un grande striscione posto all'interno del Marengo Museum, mentre in corso Carlo Marx, l'artista Riccardo Colombo, ha realizzato un murale raffigurante Umberto Eco. Da questa mattina, a partire dalle 10.30, tutte le strade interessate al passaggio della corsa sono state chiuse. Torneranno transitabili 15 minuti dopo il passaggio dell'ultimo corridore, da Tortona con la salita al castello dove si trova il traguardo volante a San Giuliano Vecchio e all'arrivo ad Alessandria intorno alle 13.30 da Spinetta Marengo, col suo museo e il platano di Napoleone. Passaggio in via San Giovanni Bosco, via Don Orione, Spalto Gamondio, corso Borsalino, via Le Brigate Ravenna, via Le Tivoli, corso Carlo Mazza, via Bonardi, corso Acqui, strada Acqui. È la 12ª volta che il Tour tocca il Piemonte, ma è la prima nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Si ricordano i successi di Fausto Coppi nel 1949, di Ercole Baldini nel 59. Proprio la Grande Bucle omaggia quest'anno il campionissimo. L'arrivo a Torino è previsto per le 17. Sarà accolto dal presidente della regione Alberto Civio e dal sindaco Stefano Lo Russo. Per il Piemonte il Tour è un'ulteriore vetrina promozionale che si aggiunge ai grandi eventi sportivi già ospitati e a quelli programmati nei prossimi mesi. La regione è oggi sotto gli occhi di tutto il mondo, con le sue bellezze e potenzialità. Un territorio oggi più che mai unito, che si ritroverà ad applaudire i ciclisti e che non dimenticherà un appuntamento che entrerà sicuramente nella storia. E certo, d'altronde non poteva essere che così per una città come Alessandria, che già da qualche tempo si fregia del soprannome di città delle biciclette, non soltanto per chi le costruiva ma anche per i grandi campioni che nel territorio sono nati. E come dicevamo, sono state tante le iniziative messe in campo per dare il benvenuto al Tour de France, iniziative che sono già iniziate nel fine settimana scorso. Sentiamo invece quali sono i prossimi appuntamenti. Alessandra Deracà.
Una città in giallo e in festa oggi per il passaggio epocale del Tour de France che per la prima volta tocca Alessandria ed emoziona la sua gente. E quindi io invito ovviamente tutti i cittadini e tutte le cittadine ad addobbare quanto possono la città di giallo. Gialla e piena di emozioni sarà anche questa serata. Dalle 21.30 la popolazione potrà vivere all'ex caserma Valfrè il fenomeno mondiale francese del sassofono da mezzo miliardo di visualizzazioni, Jimmy Sachs. Anche egli per la prima volta nel capoluogo di provincia con la sua performance tra sonorità funk ed elettroniche creerà atmosfere da dance floor. Autore dei successi mondiali No Man No Cry e Time, Jimmy Sachs è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che col suo inseparabile sassofono e il suo sound travolgerà chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia fra sonorità di house, funky ed electro. Alessandria è orgogliosa di poter respirare un evento sportivo di tale portata e altrettanto galvanizzata all'idea di vedere esibire sul palco delle grandi occasioni chi, come Jimmy Sachs, negli ultimi 4 anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come Saint-Tropez, Miami, Cannes, Saint-Bar, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun. Con quasi 1 milione di iscritti al canale YouTube e oltre 350 milioni di visualizzazioni sempre su YouTube, Jimmy Sachs è pronto a generare energia positiva al ritmo di musica. Per permettere a tutti di partecipare e di godere di una serata unica, l'amministrazione comunale, in collaborazione con AMAG Retigas e PCONS, Progetti Consulenze e Servizi, ha deciso di calmierare i prezzi di questa magica nuit à musique. E parliamo di cronaca, le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli amici e delle persone presenti sul luogo dell'aggressione aiuteranno i carabinieri a capire meglio che cosa è successo la notte scorsa davanti alla discoteca Luna Rossa di Bosco Marengo, quando un buttafuori è stato accoltellato mentre cercava di sedare una rissa che era scoppiata nel parcheggio davanti alla discoteca. L'uomo, che è stato raggiunto da una coltellata alla gamba che gli ha provocato una forte emorragia, è stato operato in ospedale ad Alessandria. Diverse le persone coinvolte nella rissa, ma ancora sconosciuto il motivo della colluttazione avvenuta fuori dalla discoteca. In tempi record, potremmo dire, il sindaco di Alessandria, Giorgia Bonante, ha cambiato 4 dei suoi assessori dopo aver detto, un po' a sorpresa, la scorsa fine settimana che la giunta sarebbe stata rivoluzionata. Il progetto vede il raggiungimento di Alessandria 2030, ma certamente non sono mancate le polemiche sia fra la gente che tra la minoranza a Palazzo Rosso. Che ti porcetto. Nel giorno in cui Alessandria si veste di giallo per lo storico passaggio del Tour de France, in città non si placa il chiacchiericcio dopo l'annuncio del sindaco Giorgia Bonante riguardo ai nomi che compongono la sua nuova giunta. Molte le domande che si rincorrono. La prima: perché azzerare tutti gli assessori se poi di fatto 5 suoi sodali su 9 sono rimasti al proprio posto? Non sarebbe stato più opportuno parlare di rimpasto? Ma al di là di questo, quello che maggiormente fa parlare è sicuramente l'ingresso di Giovanni Barosini, sia come neo vice sindaco che come assessore. Sono infatti molti a sostenere che il primo cittadino al tempo della vittoria aveva scacciato l'ipotesi di mettere in giunta il centrista Barosini, capace con i suoi voti di far pendere l'ago della bilancia da una dall'altra parte. Il politico, che nella giunta cutica aveva tradito il centrodestra, è stato di fatto indispensabile per la vittoria poi del centrosinistra. Da prima nominato presidente del Consiglio, nelle recenti elezioni si era candidato per la regione Piemonte, dove però non l'ha spuntata. Rimasto dunque fuori dai giochi torinesi, tornare a Palazzo Rosso per riscuotere le sue quote è stato un passaggio più che atteso. Per lui Abbonante ha riservato, oltre a farlo diventare suo vice, i rapporti con ASL e ASO, Nuovo Teatro, Gemellaggi, Commercio e Marketing Territoriale. C'è poi una seconda questione legata a questa pagina politica che sposta il focus su Michelangelo Serra. Il Movimento 5 Stelle, a cui lui appartiene, solo sabato diramava una nota nella quale criticava la decisione di azzerare la giunta. Non è noto che
tale decisione, scrivevano i grillini, avvenga senza alcuna spiegazione, nonostante il Movimento 5 Stelle avesse da mesi richiesto una riunione di maggioranza. Ai grillini alessandrini aveva fatto eco anche un post sui social della senatrice Susi Matrisciano, anche lei contraria all'ingresso di Barosini in giunta e quindi ad un campo largo non contemplato. Ma se voto e scelgo A, perché dopo 2 anni mi ritrovo B senza averlo scelto? Ha scritto la senatrice, i cui riferimenti alle iniziali non lasciano dubbi. Ma alla fine Serra è rimasto al suo posto e per i prossimi 3 anni avrà le stesse deleghe con cui ha iniziato il suo lavoro con il sindaco, primo fra tutti i lavori pubblici. Tra le voci critiche, infine, anche quella della Lega. Poco fa il segretario cittadino Alessandro Rolando ha diramato una nota nella quale ha scritto: il sindaco paga la cambiale elettorale a Barosini, i 5 Stelle fanno finta di nulla per non mollare la poltrona e l'indennità. Altro che rivoluzione per accogliere nuove sfide, la nuova giunta di Alessandria sembra fatta con il manuale Cencelli, tutti dentro appassionatamente, compreso chi attaccava quotidianamente a mezzo stampa. Ma chiudere la girandola delle critiche è lo stesso Abbonante, che parla di molti obiettivi, con l'unità di campo progressista che vede il protagonismo del Movimento 5 Stelle e la presenza incisiva di Azione. Insomma, chi vivrà vedrà. Si contano i danni in Valle d'Aosta ed in Piemonte dopo l'ultima ondata di maltempo che lo scorso fine settimana ha registrato l'intervento di 374 interventi dei vigili del fuoco nel solo Piemonte. Il presidente Alberto Cirio ha annunciato di essere in contatto con la regione Valle d'Aosta e di aver sentito al telefono il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio per la richiesta dello stato di emergenza. Le immagini delle esondazioni, allagamenti e frani sono negli occhi di chi in queste ore sta cercando di ripulire le proprie case e le strade dal fango che ha colpito molte zone. Particolarmente critica la situazione in Valle d'Aosta, dove una serie di cittadine come Cogne, così come Cervini ed altre località di montagna sono rimaste isolate a causa di frane e allagamenti. Più di 300 persone sono state evacuate mentre i soccorsi vanno avanti. Una frana ha ostruito la provinciale 460 del Gran Paradiso tra Lucana e Noasca. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte, la comunità di Macugnaga ha passato una notte di grande paura a causa dell'improvvisa piena del torrente Tambac, che ha riempito di fango e detriti in mezzo paese. Qui si stimano danni per milioni di euro. Nel Canavese l'altro giorno c'è stata una grandinata violentissima con chicchi di un diametro pari a 10 centimetri. Una famiglia a bordo della propria autocamper, erano le immagini che stavate vedendo prima, era rimasta bloccata su un isolotto dentro al torrente Orco, è stata salvata dai vigili del fuoco. Oggi il maltempo si sposta verso il nord-est, ma già da mercoledì è annunciata una nuova perturbazione. Dunque, attenzione. Grande successo per il concerto di Enrico Ruggeri a Tortona, il concerto al quale partecipavano anche tante realtà musicali del territorio aveva uno scopo benefico, quello di poter acquistare un'auto da donare all'associazione Enrico Cucchi, un'associazione nata in memoria del calciatore tortonese che aveva militato anche nelle fila dell'Inter e che è morto nel 1996 a soli 30 anni. Lo scopo, come del resto da 3 anni a questa parte, era quello di raccogliere fondi per un'iniziativa benefica. Questa volta il ricavato del concerto sarebbe andato all'associazione Enrico Cucchi, nata in memoria del calciatore tortonese che aveva giocato anche nell'Inter ed era morto nel 1996 a soli 30 anni. Con quei soldi l'associazione, che da anni si occupa di fornire cure ed assistenza per le cure palliative ai malati terminali, doveva comprare un'auto che servisse per gli spostamenti dei malati. Il concerto a Tortona del 28 giugno, Love for Music, Music for Love, con i suoi 2000 biglietti staccati, ha centrato ampiamente l'obiettivo. Siamo qui per l'associazione Enrico Cucchi, per trovare veramente tanti amici che ci supportano come associazione per le cure palliative per i malati più gravi. Sul palco anche la musica di Enrico Ruggeri e prima ancora quella delle tante realtà musicali del tortonese. Importante anche la partecipazione del coro Viva Armonia di Volpedo e del coro delle Voci Bianche anche delle Tre Valli. La direzione artistica è stata affidata al tenore Emanuele Semino di Sarezzano, che si è esibito anche come solista. L'evento aveva il patrocinio del comune di Tortona e lo sponsor del Tortona Basket e di una serie di aziende del territorio. Ti amo perché non posso più aspettare.
Appuntamento invece il 5 ed il 6 luglio ad Alessandria con la quarta edizione del Festival Internazionale dei Templari. I mondi degli storici e degli artisti si alterneranno in modo complementare nella narrazione della storia, del mistero e della leggenda dei famosi frati cavalieri del Medioevo, ancora presenti nel nostro immaginario collettivo. L'ingresso alle 2 giorni è libero e ce ne parla Alessandra Della Camp. 2 serate spettacolo a partire dalle 21 venerdì con le Sorores del Tempio e sabato con Maria e i Templari per raccontare come i frati cavalieri più affascinanti del Medioevo incrociarono i volti delle donne. Sarà questo il filo conduttore della quarta edizione del Festival Internazionale dei Templari, la cui direzione è affidata alla storica e saggista Simonetta Cerrini per la parte scientifica e al drammaturgo e cantautore Giampiero Aloisio per la parte artistica. Il festival torna nella cornice di Piazza Santa Maria di Castello, cuore medievale del capoluogo di provincia tanto caro all'illustre alessandrino Umberto Eco. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno regolarmente nella tensostruttura allestita a Palazzo Cuttica, dove peraltro è comunque previsto l'incontro con gli autori di sabato alle 16:15. Moltissimi relatori che interverranno e si passeranno il testimone sul palco in un'alternanza di canzoni d'autore, brani teatrali, performance, riflessioni. Fra questi ci saranno il musicista e cantante argentino Juan Carlos Flaco Biondini, storico chitarrista di Francesco Guccini, la cantante e pianista alessandrina Elisabetta Gagliardi, il sassofonista e romanziere Antonio Marangolo, l'arrangiatore di Paolo Conte e musicista di Francesco Guccini, il coro alessandrino Corallievi, diretto da Rita Maria Ferraris, e i rievocatori storici della compagnia Mansio Templi Parmensis 1275. Sarà altresì presente l'associazione di rievocatori Custodes Viarum. Sono poi previsti gli interventi in video di Dacia Maraini, una delle più grandi scrittrici italiane, del cantautore Francesco Guccini e di Helen Nicholson dell'Università di Cardiff in Galles, esperta di storia dei Templari con una particolare predilezione per le donne. Tra le sue mani la copia di un manoscritto medievale della Regola dei Templari, un passo di questo libro. Nella Regola dei Templari è scritto che è una cosa molto pericolosa la compagnia delle donne, perché il diavolo, attraverso la compagnia delle donne, ha cacciato molti dal dritto sentiero del paradiso. Ecco, quindi, in teoria noi non dovremmo avere delle sorores templi, delle suore del tempio. E invece per questo particolarissimo e paradossale ordine religioso scopriremo che invece l'universo femminile fu molto vicino ai templari. Tra gli appuntamenti da non perdere poi quello con Maria Giuseppina Muzzarelli, docente che ha insegnato all'Università di Bologna storia medievale e che si occupa di storia della cultura, della mentalità, della società, con un particolare interesse per ruoli e funzioni femminili. Ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione. E da oggi c'è in Alessandria forse un milionario in più, perché proprio questa mattina in una tabaccheria di via 20 Settembre un uomo di 60 anni che i proprietari della tabaccheria dicono di non avere mai visto, ha giocato un gratta e vinci e con sua grande sorpresa ha vinto 2 milioni di euro. E l'uomo, 60 anni, aveva raccontato alla proprietaria della tabaccheria che gli mancava ancora qualche anno per andare in pensione, quindi che stava ancora lavorando, e forse se è di Alessandria, e comunque anche se non lo è, certamente questa importante vincita lo metterà al sicuro per parecchio tempo. Allora, siamo in chiusura del nostro telegiornale, c'è il tempo naturalmente per ricordarvi che come sempre subito dopo di noi c'è la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana. Si è dovuto accontentare del secondo posto il pilota tortonese Alessandro Pierguidi alla 24 ore di Spa, dopo aver condotto per buona parte la gara una serie di circostanze sfortunate gli ha fatto perdere tempo prezioso ed anche posizioni. Il campione alessandrino poi è stato bravo a recuperare il terreno perduto. In Olanda invece nel MotoGP, trionfo per il torinese Pecco Bagnaia, e tutti questi particolari li vedrete e li ascolterete nel servizio subito dopo di noi con subito dopo il telegiornale anche le previsioni meteo. Io mi fermo qui, grazie, la nostra informazione torna questa sera alle 19:30. Arrivederci.
Giornata sfortunata ieri per il pilota tortonese Alessandro Piaguidi alle 24 ore di Spa. Davanti all'ultimo pit stop, infatti, una Lamborghini ha fatto perdere tempo prezioso alla Ferrari, che era in testa e avrebbe conquistato il successo meritatamente. Tuttavia, il proseguo della corsa ha permesso alla Rossa di recuperare posizioni su posizioni, arrivando ad acchiappare il secondo posto, preceduta dall'Aston Martin condotta da Mattia Dudi. Analizzando la gara, mentre Piaguidi si apprestava ad allungare con la sua 296 GT3 51, dopo aver infilato la corsia box, si è trovato davanti alla Lamborghini in panne, ma dopo aver perso posizioni preziose, con grande forza di volontà partiva l'attacco, recuperando fino al secondo posto. Un buon piazzamento comunque prima della BMW 32. Ancora una volta anche la pioggia ha fatto da ostacolo all'equipaggio italiano Piaguidi Robert Aragon. Oggi ci è stato tolto un sogno, ha dichiarato Antonello Coletta, Global Head di Ferrari Endurance Corse Clienti. Infatti la vittoria nelle due edizioni del centenario delle 24 ore di Le Mans e Spa era nelle nostre mani, e quello a cui abbiamo assistito è davvero incredibile. Non ci sono parole per descrivere l'amarezza per aver visto un episodio surreale cancellare un successo che avevamo meritato in pista, tanto per il modo in cui l'equipaggio della 51 ha condotto la corsa, tanto per il lavoro svolto dalla squadra. A seguire il campione alessandrino, come sempre i soci della scuderia Ferrari Club di Alessandria, guidati da Franco Giuliani. Sempre in ambito motoristico, da segnalare il trionfo del torinese Pecco Bagnaia ad Assen nel Gran Premio di Olanda, nel quale è stato dominatore assoluto con una condotta impeccabile. Sono stato veloce e preciso, favorito anche dalle condizioni meteorologiche. Queste le prime parole di Pecco. Abbiamo dimostrato e mantenuto il nostro passo, azzeccando anche la scelta dei pneumatici. Sono contentissimo.